Non so cosa, come verranno qua, non lo so, però so quello che troveranno. Troveranno una squadra sicuramente compatta, solida, agguerrita, che lotterà su tutti i palloni e proverà a vincere questo derby per regalare energia ai tifosi e per rilanciare il Piacenza, per riprenderci un po' quello che abbiamo perso nell'ultimo mese e mezzo. Il derby è la partita. È Matteo Abate, difensore del Piacenza Calcio, a invitare i piacentini allo stadio domenica 12 febbraio in occasione della gara contro la Cremonese in programma alle 14:30. I biancorossi, rigenerati dalla prestazione contro l'Alessandria nonostante la sconfitta, guardano avanti e sono pronti per l'atteso incontro. Nello studio di Zona Calcio, Angelo Gardella, DG del Pro Piacenza, ha commentato l'ottimo momento che sta vivendo la squadra rossonera, capace di immagazzinare 8 punti nelle 5 gare del girone di ritorno. Angelo, c'è qualche similitudine con il Fiorenzuola che fu e questo Pro Piacenza, o siamo su due Ma pianeti Fiorenzuola era una cosa un po' di unico? unica, un po' diversa, anche perché il calcio allora era molto diverso. Noi abbiamo portato col Fiorenzuola tanti ragazzi in Serie A, perché però c'erano il limite degli stranieri a 3. Oggi hanno ribaltato, forse nelle rose su 25 sono 3 italiani, quindi è cambiato proprio il modo di fare calcio. Ambrogio Pelagalli, campione d'Europa con il Milan negli anni 60, oggi è direttore generale del Nibbiano e Valtidone, che punta al secondo posto del campionato di eccellenza. Io voglio inculcare ai miei giocatori domani che iniziano l'allenamento che il secondo posto è ancora fattibile. Poi dopo si vedrà. Allo spazio rotative, insieme alla conduttrice Nicoletta Marenghi e agli opinionisti Corrado Todeschi, Paolo Gentilotti, Marco Villaggi e Marcello Tassi, c'erano Massimo Mazza, Massimiliano Leccacorvi, la delegazione dello Ziano e i Desperados della WISP. Le repliche andranno in onda domani alle 10:30, giovedì alle 21:45 e venerdì alle 9:30.